Tudor Submariner, la storia di un orologio subacqueo leggendario. Il primo modello Tudor Submariner è il Reference 7922, basato sul Rolex Submariner, ma aveva alcune differenze distintive. Il Tudor Submariner aveva un movimento automatico calibro 390, invece del movimento Rolex. Il quadrante era nero con indici luminescenti e lancette Mercedes, come quelle del Rolex Submariner. Il Tudor Submariner aveva una resistenza all'acqua fino a 100 metri, una cifra impressionante per l'epoca. Il Reference 7924, noto come Big Crown, è stato lanciato nel 1958 e ha introdotto una corona a vite più grande, che permetteva una facile regolazione subacquea. Il Reference 7924 aveva anche una cassa e un vetro in plexiglass più spessi, che aumentavano la resistenza all'acqua fino a 200 metri. Il quadrante era nero con indici luminescenti e lancette Mercedes. Il Reference 7928 è stato lanciato nel 1959 e ha portato una novità significativa, le spalle della corona, che proteggevano la corona a vite da urti e danni, chiamate Square Crown Guards, per la loro forma quadrata. Il Reference 7928 aveva una cassa di 39 mm, che portava la resistenza all'acqua a 200 metri, come il modello precedente. Il Reference 7016 è stato lanciato nel 1969 e ha segnato una svolta importante, il passaggio dal movimento Fleurier al movimento ETA calibro 2483, un movimento automatico di alta qualità e precisione. Il quadrante era nero con indici luminescenti quadrati e lancette Snowflake. Il quadrante aveva anche una scritta Tudor Prince Oyster Date a ore 12 e una scritta 200 m uguale 660 piedi Submariner a ore 6. Il Reference 9401 è stato lanciato nel 1975 e ha introdotto una novità estetica, il quadrante blu, che si abbinava alla lunetta anch'essa blu con indici luminescenti e lancette Snowflake. Il quadrante aveva anche una scritta Tudor Prince Oyster Date a ore 12 e una scritta 200 m uguale 660 piedi Submariner a ore 6. Il Reference 79190 è l'ultima referenza del Tudor Submariner, presentata nel 1995. Questa versione disponeva di diverse evoluzioni, ma quella più significativa era sicuramente il disco della lunetta in acciaio lucido con incisa la scala graduata 60 minuti. Una scelta di design originale, che rendeva questo orologio unico nel suo genere. Dopo il Reference 79190 la Tudor decise di cessare la produzione del Submariner per concentrarsi su modelli più rappresentativi del suo marchio, come il Tudor Black Bay e il Tudor Pelagos.